nostra armata è stata decimata. Niente da fare. Dobbiamo riorganizzarci. Ripiegare verso gli edifici. Hammer neutralizzato. A tutte le unità, ripiegare. Ritirata, ritirata. Anderson, anche lei è quassù. Ho cercato di seguirti, ma non siamo sbucati nello stesso posto. O almeno credo. Puoi descrivermi il luogo in cui ti trovi? No! No! Stai bene? Sono a pezzi. Ma posso muovermi. È buio. E ci sono resti umani sparsi in giro. Mi suona familiare. Io sono in un corridoio buio e mi ricorda la tua descrizione della base dei collettori. Ha senso. Credi stiano generando un razziatore? Di sicuro. Quella struttura sulla Terra. La gente viene mandata quassù per essere trattata. Maledetti mostri. Io continuo a muovermi. Prima rispediremo quei bastardi all'inferno, meglio sarà per tutti. I condotti non possono essere infiniti. Ma dove diavolo siamo? Già, non avevo mai visto un posto simile sulla cittadella. Oh. Anderson. Una delle pareti si sta riallineando. Questo posto si muove, muta di continuo.
Qui c'è una voragine e altri corridoi come quello in cui mi trovavo. Credo di essere vicino a un'uscita. Cerchi di non andare troppo avanti. Dove pensi di essere? Ho appena trovato la voragine di cui parlava. Un attimo. Vedo qualcosa. Forse un pannello di controllo. Vado a vedere di cosa si tratta esattamente. Anderson! Dannazione! Anderson! Controllo è l'unica soluzione. Il controllo sui razziatori e su di te, se necessario. Ti stanno controllando? Non credo proprio, ammiraglio. Controllare me è diverso da controllare un razziatore. Abbi un po' di fiducia. Dopo la scoperta dei portali galattici e l'ingresso in una galassia oltre ogni nostra immaginazione, qualcuno avanzò l'idea di distruggere i portali. Avevano paura di quello che avremmo potuto trovare, ma soprattutto di quello che poteva uscirne. E ora guarda cosa siamo diventati. Dopo quella scoperta, l'umanità è progredita più che negli ultimi 10.000 anni messi insieme. E i razziatori ci faranno progredire ancora di più, 1.000 volte tanto. Ma questo... Solo impossessandoci delle loro capacità di controllo. Stronzate. Dobbiamo distruggerli o loro distruggeranno noi. Dovrei sprecare questa occasione? Mai. Stai giocando con cose che non puoi comprendere. Con un potere che non dovresti usare. Io non credo. Se possiamo controllarlo, perché non farlo nostro? Perché? Perché non siamo pronti. No. È così che l'umanità dovrebbe evolversi. C'è sempre un altro modo. Ho passato una vita intera a studiare i razziatori e ne sono sicuro. Grazie al crucibolo, riuscirò a controllarli. E a quel punto? Possiamo dominarli, usare i loro poteri, controllare la loro... So cosa ti hanno fatto. Ho preso solo ciò che mi serviva, rendendolo mio. Qui non si tratta solo di me o te. È in gioco l'intera galassia. Si sbaglia. Non dargli ascolto. Allora, a chi darai ascolto, Shepard? A un vecchio soldato aggrappato al passato, capace di vedere il mondo solo attraverso un mirino? E se si sbagliasse? E se controllare i razziatori fosse davvero la soluzione? Se anche tu potessi controllarli, loro te lo impedirebbero. Ti sbagli! Io posso ancora? Non puoi, vero? Loro non te lo permettono.
E invece ho il pieno controllo. Nessuno può dirmi cosa devo fare. Senti come parli. Sei stato indottrinato. No. No, voi due. Per voi è facile parlare così. Credete sia facile ottenere un potere simile? Non sapete i sacrifici. Tu hai sacrificato troppo. Shepard, io... io volevo soltanto proteggere l'umanità. Il crucibolo può controllarli. So che è così. Se solo... C'è ancora tempo. Lasciaci andare. Risolveremo tutto. Io non posso farlo, comandante. Lo credo bene. Loro ti controllano. Tu rovinerai i piani di una vita. Non permetterò che accada. Non sei più in te. Ti hanno preso tutto. No! Sei tu ad aver fallito. La Terra. Se tu potessi vederla coi miei stessi occhi, Shepard. È così... perfetta. Comandante? Ce l'abbiamo fatta. Sì, è così. È un bel panorama. Sono i posti migliori. Dio mio. Mi pare di non sedermi da anni. Credo si meriti un po' di riposo. Anderson. Cerchi di resistere. Presto sarà tutto finito. Sei stato bravo, figliolo. Bravissimo. Sono orgoglioso di te. Grazie. Anderson.
Shepard! Comandante! Io... Cosa vuole che faccia? Niente. Il crucibolo non si è attivato. Dovresti fare qualcosa da lì. Comandante Shepard! Non capisco. Non vedo come. Comandante! Perché sei qui? Cosa? Dove sono? Sulla cittadella, la mia dimora. E tu chi sei? Io sono il catalizzatore. Pensavo che la cittadella fosse il catalizzatore. No, la cittadella è parte di me. Devo fermare i razziatori. Puoi aiutarmi? I razziatori sono miei. Li controllo. Sono la mia soluzione. Che vuoi dire? Il caos. Siete voi a provocarlo. I creati si ribelleranno sempre ai propri creatori. Ma noi abbiamo trovato il modo di impedirlo. Il modo di ripristinare l'ordine. Far estinguere la vita organica. No, terminiamo le civiltà progredite, lasciando intatte quelle più giovani. Come nel caso della vostra, alla nostra precedente mietitura. A scapito di tutte le altre. Le abbiamo aiutate a trascendere, per lasciare spazio a nuove forme di vita. Quelle antiche hanno preso la forma di razziatori. Noi preferiamo mantenere la nostra forma attuale. No, non potete. Senza il nostro intervento, i sintetici distruggerebbero tutti gli organici. Abbiamo creato questo ciclo in modo che questo non possa mai succedere. È la soluzione. Cosa puoi dirmi riguardo al crucibolo? Il dispositivo che chiami crucibolo è poco più di una fonte energetica. Tuttavia, in combinazione con la cittadella e i portali, è in grado di generare enormi flussi di energia in tutta la galassia. Un congegno piuttosto rozzo, per quanto efficace e versatile. Chi l'ha progettato? È irrilevante, ma soprattutto non abbiamo tempo di discuterne. Il dispositivo in questione venne ideato molti cicli addietro. E ogni ciclo ha portato avanti il progetto, evolvendolo. Perché non l'avete fermato? Credevamo che il progetto fosse andato perduto. Gli organici sono più intraprendenti di quanto prevedessimo. Dici di essere il catalizzatore, ma... cosa sei in realtà? Un costrutto. Un'intelligenza progettata eoni fa per risolvere un problema. Esisto per portare equilibrio, per fare da catalizzatore nel raggiungimento della pace tra organici e sintetici. Insomma, una specie di IA. Allo stesso modo in cui tu sei un animale. Io incarno l'intelligenza collettiva dei razziatori. Però tu sei stato creato. Corretto. Da chi?
da una specie consapevole del conflitto che scaturisce costantemente tra sintetici e organici. Fui creato per monitorare i rapporti tra vita sintetica e organica, per stabilire un legame. Ma non riuscimmo mai a evitare i conflitti. Dunque servì una nuova soluzione. I razziatori. Precisamente. Ho conosciuto i tuoi creatori. Mi hanno detto cosa gli facesti. Espletammo la nostra funzione. Mi hanno detto che li tradisti e li trasformasti nella rabbia. Quando mi chiesero di trovare una soluzione al conflitto, non capirono di essere loro stessi parte del problema. Un concetto che il loro fallace intelletto organico non poteva cogliere. Non riuscivano a concepire come la loro distruzione fosse parte della soluzione a cui ambivano. Beh, ora sono scesi in guerra. La loro presenza mi è gradita. Sto solo eseguendo la loro richiesta. Da dove provengono i razziatori? Li hai creati tu? I miei creatori gli diedero forma. Io ho una funzione. E loro in cambio mi danno uno scopo. I razziatori sono una rappresentazione sintetica dei miei creatori. Il Leviatano. Sì, mi crearono per monitorare i rapporti tra vita sintetica e organica, per stabilire un legame. Divennero il primo vero razziatore. Essi non approvarono, ma non c'era altra soluzione. Questo l'hai già detto. Ma è possibile che i razziatori siano la soluzione? Gli organici creano i sintetici per migliorare la propria esistenza, ma tali migliorie hanno dei limiti. Per superarli, i sintetici devono essere liberi di evolversi. Devono, per definizione, surclassare i propri creatori. Questo genera conflitto, distruzione, caos. È inevitabile. I razziatori iniettano le forme di vita, organiche e sintetiche, preservandole prima che il conflitto le annienti per sempre. Sono stati proprio loro a scatenare il conflitto. Anche se siete in conflitto con i razziatori, loro non sono interessati alla guerra. Ne dubito fortemente. Quando brucia, il fuoco dichiara guerra? Genera conflitto? Oppure si limita a svolgere la sua funzione? Lo stesso vale per noi. Iniettiamo i vostri organismi, il vostro sapere, le vostre creazioni e preserviamo tutto questo sotto forma di un nuovo razziatore. Riportiamo l'equilibrio come un fuoco purificatore. In modo che nuove forme di vita, organiche e sintetiche, possano prosperare. Così ci private del nostro futuro. Senza futuro non abbiamo speranza. E senza speranza saremmo come macchine condannate a una vita programmata. Non vi serve la speranza. La presenza di un essere organico qui per la prima volta ne è la prova. Ma prova anche che la mia soluzione non è più valida. E con questo? Ora dipende tutto da te. Perché mi stai dicendo tutto questo? Perché aiutarmi? Tu hai modificato le variabili. Che vuoi dire? Il crucibolo mi ha cambiato. Ha creato nuove possibilità. Ma io non posso concretizzarle. Se desideri sperimentare una nuova soluzione, devi agire. Ora hai la possibilità di distruggerci. Ma ricorda, anche altri saranno distrutti. Il crucibolo non può discriminare. Tutti i sintetici verranno colpiti. Anche il tuo corpo è sintetico, almeno in parte. Cosa succederà di preciso? Il crucibolo è gravemente danneggiato. L'energia rilasciata distruggerà i portali, innescando in questo modo una reazione a catena tanto imprevedibile quanto devastante. Qualsiasi tecnologia e chiunque si avvalga di congegni sintetici per la propria sopravvivenza sarà annientato, tu incluso. Navi, armi, gli stessi portali saranno spazzati via. Dei vostri mondi resteranno solo le macerie. Pochi organici scamperanno all'esplosione. Pochissimi sopravviveranno nei giorni successivi.
Non posso farlo. Li distruggerò senza farlo esplodere. Impossibile. Siete in netta inferiorità numerica. Avete sacrificato gran parte delle vostre risorse solo per arrivare fin qui. Solo l'attivazione del crucibolo può fermare i razziatori. Altrimenti il ciclo proseguirà. Non ti credo. Non è necessario che tu mi creda. Deve pure esserci un altro modo. Sì, c'è. Potresti usare l'energia del crucibolo per ottenere il controllo dei razziatori. Allora l'uomo misterioso aveva visto giusto. Sì, ma lui non ci sarebbe mai riuscito. Era già sotto il nostro controllo. Io invece sì. Morirai. Riuscirai a controllarci, ma dovrai rinunciare a tutto ciò che sei. Se muoio, come potrò controllare i razziatori? La tua forma corporea si dissolverà, ma i tuoi pensieri e persino i tuoi ricordi continueranno a esistere. E perderai ogni legame con la tua specie, pur restando consapevole della sua esistenza. Non ho combattuto questa guerra per rinunciare a tutto. E io non voglio essere sostituito da te. Però sarei costretto ad accettarlo. Non se mi rifiutassi di farlo. Vero, però non puoi sottrarti a queste decisioni. Proprio come me. Dici? Di sicuro posso sottrarmi a te e alle tue soluzioni. Se non agisci, dovrai per forza accettare il nostro predominio. La mia titura procederà. Le strade sono aperte. È tempo di scegliere. Facciamola finita. Fai ciò che devi. Sganciarsi e allontanarsi da qui. Joker, ascolta. Dobbiamo andare. Maledizione!
Eterno. Infinito. Immortale. L'uomo che ero usava spesso queste parole, ma solo ora ne comprendo il vero significato. E solo ora capisco quanto sia stato gravoso il suo sacrificio. Ho avuto origine dalla sua morte. La mia nascita ha perpetuato i suoi ideali. Ora mi guidano. Mi danno uno scopo. Una direzione. Nello stesso modo in cui lui guidava chi lo seguiva. Coloro che l'hanno aiutato a realizzare il suo intento. Che ora è diventato il mio. Di dar voce agli ultimi, ai deboli e agli oppressi. L'uomo che ero sapeva che per compiere tutto questo occorreva cambiare, evolversi. Controllo è potere. Il saggio punta a imbrigliare e a controllare la forza del nemico. Ricostruirò ciò che molti hanno perduto. Plasmerò un futuro dalle infinite possibilità. Proteggerò e sosterrò. Custodirò il destino dei popoli. Ma soprattutto, non dimenticherò mai. Ricorderò coloro che si sono sacrificati per garantire la sopravvivenza del prossimo. Veglierò su coloro che hanno avuto salva la vita. Gli stessi che conservano il ricordo dell'uomo che ero. L'uomo che ha rinunciato alla propria vita per diventare il salvatore del mondo. Successo tutto per davvero? Sì, anche se nel tempo alcuni dettagli sono andati perduti. È successo tutto molto tempo fa. E io quando viaggerò tra le stelle? Un giorno, tesoro. E cosa troverò? Di tutto. Nella nostra galassia ci sono miliardi di stelle. Ogni stella potrebbe avere molti pianeti. Ogni pianeta potrebbe ospitare delle forme di vita uniche. E ogni forma di vita ha una storia tutta da raccontare. Raccontami un'altra storia su Shepard. Si è fatto tardi, ma va bene. Solo un'altra.